Allora, adesso spengo un attimo il ventilatore perché se no sentite rumore. Vi volevo dire, io scrivo sotto i miei video che potete scrivermi su Instagram, ok? Mi potete scrivere quanto vi pare, io vi rispondo pure mentre sto preparando i video. Però, per chi non l'ha capito, io non sono una pornostar. Che mi dovete chiedere che misura ho del reggiseno. O che mi dite, ah, lo sai cosa sto facendo ora? Non è la prima volta che mi stanno a fa. Poi uno mo', che ho bloccato sia messaggi sia videochiamate su Instagram in privato, e mi faceva sempre videochiamate. Io non rispondo alle videochiamate. Di solito, quando parlo un po' di tempo, è successo che ho parlato con qualcheduno, con uno o due persone, però pure io devo preparare video. Per esempio, oggi tre video, poi devo mettere in preparazione tre video perché se no non escono. Tre video, poi io vado a camminare, a pulire casa. Poi oggi c'è stato un problema che fra qualche giorno uscirà il video che ve lo racconterò. Ora non posso raccontarlo perché uscirà il video per il 9. Perché io ho il libretto quando devono uscire i video perché io li metto in preparazione così non mi sbaglio le date. Ecco, lo scrivo qua. Io sono super felice, sono disposta, sono gentile, tutto, però fino a un certo punto, perché ci sono delle persone, perché vedono che io sono brava, rispondo, sono diversa da altri YouTuber, si stanno approfittando da parlare con me. Poi scrive sotto, non mi rispondi. Primo io rispondo a tempo mio perché io devo fare video, perché io sono una YouTuber. Mi piace parlare con voi, avere contatto, però la prima cosa io devo registrare perché se perdo tempo, i minuti che ho della giornata, che io mi organizzo per fare i video la sera, infatti non faccio mai live per questo, perché sto cercando da preparare parecchi video. E quando arriverò al punto che avrò tanti video, potrò fare qualche diretta con voi. Perciò li sono messi in programmazione. Adesso ce l'ho per 2 giorni. Programmazione. Oggi ho fatto altri 3 video. Questi video li devo modificare e metterli in programmazione. Io mentre le sto facendo, vi scrivo pure su Instagram, sotto i video, su tutto. Più di questo non posso fare. Io ancora non sono buona a fare i miracoli, perciò è così. Io lo faccio per divertimento, ma lo faccio pure per i soldi, perché è giusto che io guadagno un po' di soldi, come fanno tutti gli altri. Perciò fate le mie visualizzazioni, per questo vi dico da fare le visualizzazioni, perché come guadagnano gli altri, voglio guadagnare pure io. Però io mi piace avere contatto con voi, non mi piace fare come gli altri che non rispondono a nessuno, però una regolata. Vi chiedo da persone nuove specialmente, regolata, una regolata. Non so se vi sono antipatica stasera, però fino a un certo punto, perché c'è una persona che mi sta sellando e io ho dovuto bloccare messaggi con videochiamata e mi dice che mi denunci e io sto a dire io non sono Chiara Alessandro che denuncio, io non ho mai denunciato nessuno, ci sono state pure persone che mi hanno minacciato di morte, io non è che mi sono messa a denunciare qua e là, no, perché io so che sono a YouTube, sono una persona pubblica. E queste cose possono succedere, però sempre a sellame me denunci, me denunci, me denunci.
se io ti dico che io non denuncio, non sono proprio una, non c'ho i soldi, mi vado a mettere a fare denunciare la persona, non c'ho già soldi per cavoli mia, mi metto a piano avvocato per fare e denunciare le persone. Prima non so di indole a fare denuncia a tutte le persone, perché per me è uno spreco di soldi a fare denunce. Poi perché do fare denuncia? Che senso c'ha sta cosa di denuncia? Beh, mi ha detto che misura c'ho del reggiseno di denuncio? Non c'è senso sta cosa. Comunque io adesso sto preparando i video, me li so preparare, l'ho preparato uno, poi li metto, devo preparare il secondo, dopo devo preparare un altro video, perciò io tutta la sera sono impegnata e purtroppo non posso fare le dirette, pure se a me mi piacerebbe tanto fare le dirette, pure col telefono. Lo appoggio qua col computer e è bello fare dirette con voi, però purtroppo adesso non c'ho tempo, poi se inverno ragazzi, faremo dirette, perché se inverno siamo tutti a casa, ci stanno le vacanze, ci stanno tutte queste cose così e perciò non lo faccio per ora le dirette, poi sto cercando da fare più video possibili. Vabbè, io vi dico, da scrivermi su Instagram, però non dovete, primo, non avere fretta che vi rispondo, secondo, non dovete dirmi che misura c'ho del reggiseno, e terzo, non dovete dirvi mi denunci, basta, mi sta venendo tutto mosco. Va bene, comunque io adesso vi lascio, carico questo video e spero che avete capito il discorso che ho fatto. Ciao!